Un cordiale saluto. Analisi generale con previsioni nazionali per sabato 16 luglio 2022 e tendenza fino alle 72 ore a cura di Meteograd. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. Permane invariata la configurazione barica su larga scala caratterizzata da una figura anticiclonica di matrice africana che in configurazione omega blocking interessa la parte occidentale del continente europeo, incastonata tra una goccia fredda ad ovest della penisola iberica ed il flusso polare marittimo sull'Europa orientale. Attese temperature torride sulla Spagna e la Francia meridionale, penisola italiana soltanto lambita. Previsioni meteo in area italiana per sabato 16 luglio 2022. Nord. Stabile e soleggiato salvo locale instabilità pomeridiana sulle Alpi di Nord-Est con associati rovesci o brevi temporali. Farà molto caldo nelle zone pianeggianti con condizioni di disagio per afa. Centro. Bel tempo su tutte le zone salvo innocue nubi sui settori appenninici. Molto caldo nelle pianure interne del centro-nord versante tirrenico con afa diffusa. Sud e isole. Cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche cumulo pomeridiano sui rilievi e nelle zone interne. Caldo ed afa in aumento. Temperature massime nel complesso stazionarie salvo dei leggeri aumenti nelle zone interne del centro-sud. Minime in aumento su tutte le zone. Valori sia massimi che minimi al di sopra delle medie per la presenza di aria africana. Ventilazione debole a regime di brezza con locali rinforzi nelle ore pomeridiane. Mari da calmi al mattino a localmente poco mossi nelle ore centrali della giornata. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale estesa fino alle 72 ore. La parte più orientale di un vasto anticiclone africano centrato sull'Europa occidentale interessa la nostra penisola portando condizioni di tempo stabile e soleggiato con caldo e disagio per afa, più accentuato nelle pianure del nord e del centro-nord. Soltanto tra domenica e lunedì infiltrazioni più fresche in quota al nord-est determineranno un temporaneo calo delle temperature con venti in leggero rinforzo e locale instabilità. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.